Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui. Questa sera vi farò vedere una ricetta molto simpatica. Ci occorreranno dei tagliolini, pomodorini, una crema di pomodorini gialli che vi spiegherò come si fa, gamberi o mazzancolla tropicale come in questo caso. Questa sono sempre gamberi ma li ho resi quasi poltiglia. Prezzemolo, stracciata, questi sono dei crescioni d'aglio e il pompelmo. Andiamo avanti. Adesso la prima cosa che farò è mettere l'olio nella padella e andrò ad aggiungere un po' di crema di pomodorini gialli e la lasceremo cuocere. Per fare questa crema dovete prendere dei pomodorini gialli, li intaccate a croce, li sbollentate 40 secondi in acqua bollente, dopodiché li freddate, una parte li spellate e una parte li lasciate con la buccia. Prendete una padella, un po' d'olio, li saltate. Dopo li mettete dentro un frullatore, olio, sale e zucchero, frullate e questo è il composto. Adesso andiamo ad aggiungere i tagliolini, che questi cuociono in 2 minuti, e vi farò vedere il resto della ricetta. Quindi, gamberi, li tagliate piccoli, stile tartare. E li mettete all'interno di una ciotolina, un po' d'olio, un pizzico di sale e il pompelmo al zesto. Andiamo a girare. I tagliolini a questo punto sono già cotti. Li andate a prendere e li mescolate. Ok. Aiutatevi con un po' di acqua di cottura. Vi ricordo che se volete seguire il backstage della mia cucina mi trovate su Instagram con il nome Chef Davide Nanni. Vedete, questa ricetta non ha bisogno di molto tempo di cottura. Potete usare con i carapaci dei gamberi, potete fare anche una bisque se volete un gusto più spinto. Adesso io non l'ho usata perché con questa parte di gamberetti tritati più fini li aggiungo proprio un secondo prima di impiattare. Vedete? Okay. Ci siamo. Possiamo procedere ad impiattare. Aiutatevi con un forchettone o con un copapasta, come preferite. Formate un nido. Se preferite potete fare anche dei pomodorini scottati tagliati a spicchi per guarnire il piatto. Io non l'ho fatto perché lo preferisco così. Ok. Parte di crema avanzante. Dopo andiamo a mettere prima la stracciata. E dopo la mazzancolla condita con il pompelmo, chiudiamo con i crescioni d'aglio e il piatto è pronto. Lo chef Davide vi saluta, vi auguro buona serata, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, un bacio alla prossima.